Ciao a tutti, benvenuti nel video update delle creazioni di ottobre. Non sono tantissime le creazioni, però ve le faccio vedere. Allora, inizio con una creazione fatta per una commissione ed è questa ballerina. La luce è pessima un attimo. Spero che così vada meglio. Comunque, è questa ballerina circense. Infatti, come sfondo c'è il telone da circo, la ruota panoramica e questo effetto cielo che ho imparato da poco. Spero che vi piaccia. E questa è la prima e non è disponibile per essere spedita al più presto. Poi ho realizzato questo ciondolo che conoscete già benissimo perché vi ho fatto il tutorial e appunto si tratta di Malefica. Questo lavoro mi è piaciuto davvero tanto realizzarlo, è stato veramente divertentissimo ed è disponibile. Sempre a tema Halloween ho realizzato anche questo ciondolo e si tratta di Coraline e la porta magica. Questo cartone animato mi piace veramente tanto e secondo me è adatto ad Halloween. Qui appunto c'è Coraline e qui la sua bambola voodoo. Qui ho messo la chiave che apre appunto la porticina del film e questo è il risultato. Questo è disponibile. Questo ciondolo è disponibile sempre sul negozio e sempre a tema Halloween. È questo ciondolo ispirato a It, il pagliaccio, il film che adoro in assoluto riguardante appunto l'horror. Io adoro questo film, ho fatto pure il tutorial che spero che il risultato vi piaccia perché a me piace tantissimissimo. Ciondolo è questa streghetta di cui vi ho fatto anche di questo il tutorial. Ormai quasi di tutte le creazioni che realizzo vi faccio un tutorial e sono contentissima di questo perché per ora riesco a farli. È appunto questa streghetta con la sua scopa, sempre disponibile, almeno al momento. Qui ho realizzato questo pipistrello. Avevo fatto il tutorial tempo fa, però purtroppo per motivi di musica e di copyright ho dovuto togliere il video. Ed è appunto un pipistrello fatto così. Ora devo vedere come montarlo, se montarlo come ciondolo oppure appiccicarlo da qualche parte. Ho realizzato anche questi e sono due ossa. Uno più piccolo e uno più grande e una zucchetta, sempre a tema Halloween. Queste credo che le utilizzerò insieme ad altre creazioni, magari sempre a tema Halloween, vediamo, oppure cambierò il tema, vediamo. Poi ho fatto queste cover. Allora, la cover è una per una commissione ed è praticamente lo stesso mio cellulare, Samsung J7. E ho fatto queste due cover, quindi diciamo mascherine. E ho fatto Robert Pattinson, se non sbaglio. Questa qua dovrebbe essere una modella, però mi sfugge totalmente il nome, scusatemi. E niente, queste due. Sempre riguardante il disegno, ho realizzato questo. E sarebbe la mia reinterpretazione di Vaporeon, di cui ho fatto il video. Poi ho realizzato questi due lavori in pisla, di cui ho fatto di entrambi il tutorial. Sono davvero contentissima di averli realizzati, anche perché appesi al muro stanno benissimo e danno un tocco di colore. Sono stati difficili, questo un po' meno, ma questo è stato difficilissimo. Ho impiegato 2 giorni per realizzarlo, comunque giù nell'info box vi metto i video dei tutorial così potete capire. Poi ho realizzato in Fimo questa piccola Harley Quinn. Io adoro questo personaggio e mi sono divertita tantissimo a realizzarlo. Anche di questo ho fatto il tutorial. Ok, spero che così vediate meglio. E comunque la base è in resina, mentre è questo anche, mentre il resto è tutto realizzato in Fimo. Ho realizzato questo
ciondolo. Sono stata contentissima di averlo realizzato perché veramente è stato un lavoro molto particolare. Mi è stato commissionato da una ragazza con dei gusti veramente bellissimi. Mi sono divertita tanto a realizzare le sue richieste, quindi questo è il risultato. Allora, questa è una donnola. Non so se si riesce a capire perché comunque è stato veramente difficile realizzare questo animaletto perché veramente è stato veramente difficile, però il risultato non mi dispiace. E sopra questa fatina che abbraccia la sua amica donnola. Di questo non ho fatto il tutorial, mi dispiace, però non sapevo neanche io da dove iniziare, mi sembrava assurdo realizzare un tutorial. Però spero in futuro di potervelo fare. Per l'ultima creazione ho aspettato davvero tanto per potervela mostrare perché ha partecipato a un evento di Halloween online e non potevo mostrarvelo prima che l'evento passasse e adesso ve lo posso fare vedere finalmente, non vedevo l'ora. Ed è questa statuina. Ora, per farvela vedere devo aumentare. Ok. Allora, sarà difficile farvela vedere, comunque spero di riuscirci. Innanzitutto la base è il legno, ed è stata tutta colorata. Sotto si vede ancora il legno perché non l'ho dipinta. Ovviamente lei è stata realizzata in fimo, o comunque sempre in una pasta polimerica. Ho attaccato le catene, con la colla, che sono vere, infatti si muovono un po'. Ho lasciato che si muovessero per dare l'effetto più realistico, però non si staccano assolutamente. La statuetta è molto solida, quindi ha provato di tutto, quindi ho già provato la sua solidità e vi assicuro che è abbastanza solida. Il serpente è stato realizzato anche in paste polimeriche e poi l'ho dipinto con gli acrilici. Questa è tutta la statuina. Poi le ali, tutti vi starete domandando come ho realizzato le ali, però se guardate bene potete capirlo voi stessi. Ho realizzato queste ali con l'Angelina Film. Io adoro questi fogli di Angelina, io veramente li adoro, anche perché fanno una luce fantastica. E non ho fatto altro che stirarli. Un giorno vi farò il tutorial, ve lo prometto. Queste sono tutte delle pietre vere. Ho messo tutte queste pietroline vere. Queste sono delle applicazioni che avevo e le ho aggiunte così. Ho fatto sì che diventassero tipo i pali dove è attaccata la nostra fatina. Poi, ultima cosa, questi stagnetti, diciamo, effetto acqua, l'ho realizzato con la resina. Quindi questa è la mia statuina. Io spero tantissimo che vi piaccia perché ci ho messo tantissimo. Ho cercato di non fare gli stessi errori che avevo fatto con la prima. Fatemi sapere voi il vostro pensiero, che come sempre mi interessa molto. Quindi, questo era tutto quello che ho realizzato in questo mese. Mi sono data da fare perché ho realizzato diverse cose. Spero tantissimo che tutto quello che avete visto vi sia piaciuto. Ditemi la vostra, ditemi quale vi è piaciuto di più, quale vi è piaciuto di meno, ditemi i vostri preferiti e se volete datemi anche dei consigli su quello che avete visto e che non vi è piaciuto. Io, come sempre, vi invito a mettere un bel pollicino in su se vi è piaciuto il video, di iscrivervi se non siete ancora iscritti e di passare dalle mie pagine sia Facebook che Instagram. Tengo sempre aggiornati tutti sui miei nuovi lavori. Se volete acquistare queste mie creazioni, potete andare sul mio Etsy shop che vi metto giù nell'info box. Io vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!